Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro, bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare il video che attendavate da molto tempo sulla spiegazione di come funziona IMPA, cioè il programma che serve per la diagnostica, per leggere gli errori, per, non lo so, attivare delle funzioni nella macchina, per fare dei reset, per provare se i sensori funzionano, delle leve funzionano, eccetera. È un programma molto vasto, ci sono veramente tante funzioni, quindi io semplicemente vi andrò a dare una dritta sulla, diciamo, l'utilizzo in generale del programma. E però per fare delle cose specifiche, prima di toccare qualcosa, ecco, dovete guardarci molto attentamente, magari cercare nei forum, online per vedere esattamente quello che dovete fare, perché è un programma molto potente, ecco, se spingete qualcosa di sbagliato, eccetera, potreste anche, diciamo, avere un problema, ecco, poi alla macchina, quindi dovete stare attenti. Non solo legge i dati, ma anche, diciamo, attiva delle funzioni, eccetera. La cosa più utile che può servire a tutti, vi farò vedere, per esempio, come registrare, la nuova batteria, se uno installa una nuova batteria, verificare se l'installazione del vostro cruise control funziona, se la vostra leva funziona, per quando avete magari fatto un retrofit. Vi farò vedere come funziona, diciamo, la centralina del motore. Ovviamente io farò vedere rispetto al mio motore, che è un N53. Ognuno avrà una grafica leggermente diversa, dei parametri leggermente diversi, se è benzina, diesel, i vari tipi di motori, 4 cilindri, 6 cilindri. Però all'incirca, diciamo, funzionerà così. Vi farò vedere ovviamente gli errori, come si leggono gli errori, che cosa vogliono dire, le varie sigle che ci sono, gli aggiornamenti dei software, della vostra vettura, per capire appunto quando sono stati aggiornati. E se potete fare qualcosa, insomma, per migliorare il vostro aggiornamento. Poi, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video e se vi è piaciuto, ovviamente, e basta. Senza perdere altro tempo, adesso andiamo direttamente al video. Colleghiamo il nostro cavo di CAN alla macchina e al computer e apriamo il nostro IMPA. Ovviamente, se non l'avete già fatto, potete guardare il primo video che ho creato, ne lo linkerò poi in descrizione, dove c'è appunto tutta la procedura per come installare i vari programmi che ci servono per la codifica, la diagnosi, eccetera. Se non l'avete già fatto, andate subito nel primo video, iscrivetevi al canale e poi tornate a questo qui che vi spiegherò appunto come funziona la diagnostica con IMPA. Ok ragazzi, una volta collegato tutto, non vi resta che aprire IMPA e ovviamente con l'accensione della macchina accesa 2 volte dovreste vedere. Spingendo il bottone start stop 2 volte dovreste vedere l'icona del motore giallo nel vostro pannello strumenti. E per il resto vi consiglio di spegnere tutte le utenze, non so, le luci, metterle su off, spegnere il condizionatore, e non so, lo schermo se l'avete del navigatore e tutte le luci interne in modo da consumare meno batteria possibile. Ovviamente per la diagnostica di IMPA si può fare anche col motore acceso, solamente per leggere le cose, ma per fare, non so, per esempio leggere le informazioni del motore, ma per diciamo, fare altre cose tipo programmare, diciamo, la registrazione della batteria e altre cose, bisogna farlo ovviamente a motore spento. Quindi apriamo il nostro programma IMPA. Se avete collegato tutto correttamente, noterete che questo cerchietto batteria è nero e il cerchietto ignition è pure nero. Lo schermo si presenta in modo molto semplice. Se spingiamo il tasto F1 in informazioni, semplicemente sono le informazioni rispetto alla versione di IMPA che abbiamo. Poi abbiamo tutti i vari le varie vetture. In base alla vostra vettura posizionate F3 o potete cliccare il vostro bottone come preferite. Per modelli più vecchi si può cliccare Shift F8 e vedrete che verrà fuori un'altra lista di auto un pochino più datate. Special test è per fare dei test particolari, come potete vedere, per l'adattamento del cambio sequenziale nelle auto M, SMG oppure l'SSG. Sono degli adattamenti speciali, dei test speciali che si possono fare per quelle vetture, ecco, se dovesse servire. Per il resto tutti i menu sono abbastanza simili. Ad esempio nelle auto più nuove, per esempio il mio modello adesso è una E93, quindi io seleziono Shift F2
per selezionare 90, che vale per 90, 91, 92, 93. E sono così, c'è la prima parte dove c'è una scritta qua Functional Jobs, dove praticamente noi possiamo vedere tutti gli errori, le informazioni diciamo, delle centraline, eccetera. E poi ci sono le varie sezioni non so, del motore, della trasmissione. Ecco, qui riusciamo ad entrare dentro questi moduli tramite questo menu. E dentro questi moduli semplicemente possiamo verificare poi gli errori del modulo e appunto attivare diciamo, tutti i sistemi di diagnosi. In altre vetture un pochino più datate, per esempio io clicco F2 per la E46 per dire, non abbiamo la prima scritta Functional Jobs, quindi noi gli errori li dovremo andare a cercare nel motore, ognuno bisogna selezionare il motore e vediamo solo gli errori del motore. Nella trasmissione selezioniamo la trasmissione che abbiamo e vediamo gli errori della trasmissione. Non c'è una cosa fatta tutta insieme purtroppo. Quello è stato creato solamente per le auto, diciamo, più moderne. Adesso vi faccio vedere Shift F2 e 90. Selezioniamo Functional Job e poi clicchiamo due volte semplicemente su Functional Job. Avremo sicuramente qualche, diciamo, finestra d'errore. Questa è perché la macchina parla tedesco, noi parliamo inglese, ma non vi preoccupate che funzionerà. Il menu è fatto in questo modo. F1 Info, se clicchiamo su Info vediamo le informazioni del programma, ecco, che si identifica con la macchina di IMPA. Quando clicchiamo su F2 Ident reggerà l'identificazione della macchina e qui è una pagina molto importante perché possiamo vedere tutti i moduli che abbiamo. Questi sono tutti i moduli che sono nella mia auto e possiamo vedere il numero di parte, che è questo qui, part number, e la descrizione, che cosa sono, oltre alla marca, chi li ha fatti. Per esempio, quando andremo a parlare, non lo so, del combi, che cos'è il combi? Uno non sa che cos'è, segue questa descrizione e lo trova qua. Ovviamente in tedesco, io suggerisco di utilizzare Google Traduttore, magari con la funzione fotocamera, perché non si può copiare il testo qui, sfortunatamente, è come se fosse una fotografia. E con Google Traduttore si traduce dal tedesco, se non lo sapete già, e potete vedere che diciamo è il pannello degli strumenti. Oppure volete vedere, non lo so, cosa vuol dire CVM, CTM? Boh, che modulo è? Noi andiamo a vedere Cabrio Top Module. Ecco, già è abbastanza esplanatorio così. Si capisce che è il modulo del tetto, perché la mia macchina ha il tetto mobile, ecco. E quindi questo è molto importante per avere, diciamo, una leggenda di che cosa sono i vari moduli. Se noi clicchiamo F3, vedremo, adesso si sta leggendo, ecco, vedremo i vari moduli che abbiamo e vedremo lo ZB number. Job status significa che l'ha letto correttamente. ZB number praticamente è il numero dell'aggiornamento del modulo. I moduli possono essere aggiornati, ci possono uscire degli aggiornamenti nuovi. C'è un programma che si chiama WinKeyFP che può, diciamo, farvi vedere se il modulo è aggiornato o no. Comunque, questo è il numero del vostro aggiornamento che avete al momento. Questo è il numero del VIN, la parte finale della macchina. In alcuni non c'è, però non è importante. Questo è perché sono stati prodotti così quando la macchina è stata creata, non è stato registrato il VIN. Ma l'importante è che se fate una, diciamo, una modifica e aggiungete dei pezzi, eccetera, potreste avere un VIN diverso per quel pezzo. Quindi, per esempio, io ho installato FLA, che è un sensore per gli abbaglianti automatici, e avevo un VIN diverso. Ho dovuto cambiarlo, ovviamente si fa con WinKFP oppure con Instapi e si cambia. E qui la data, ovviamente vedete la data quando è stato fatto l'ultimo aggiornamento. Ovviamente non vi preoccupate, anche se per esempio la mia macchina è stata prodotta nel 2008, qui vedete che l'ultimo aggiornamento è del 2008, non è detto che non sia stata mai aggiornata, può darsi che non ci siano stati più aggiornamenti successivamente. Quindi la macchina magari è aggiornata, però c'è solo quella versione lì, solo questa versione di software per questa centralina. Ecco. Poi arriviamo al tasto F4, che ci possiamo arrivare anche comunque dal menu principale. F4 vediamo la memoria degli errori. E qui ci sono diversi bottoni. Read Error Memory serve per leggere la memoria. Clear Error Memory per cancellarla. Clear Information Memory è per cancellare la memoria delle informazioni. E questo è per la storia, perché sono degli errori che vanno nella storia e rimangono comunque registrati.
Iniziamo con Read Error Memory, così vi faccio capire subito. Leggerà i vostri errori. Ecco, ho lasciato un paio di errori per farvi capire. Qui vediamo i nostri moduli, e qui vediamo se ci sono degli errori. Per esempio, in questo modulo qui non ci sono errori, no error stored. Nel primo modulo, JBBF, ci sono degli errori. Questa è la junction box. Praticamente è diciamo, un modulo che si dedica non lo so, ai tergicristalli, l'aria ricondizionata, ricircolo, e, non lo so, il riscaldamento dell'1.8posteriore, ecco quelle cose lì. Comunque uno può guardare su internet anche queste sigle. Come vedete, io ho un errore e qui c'è un codice che è A6C8 e questo codice praticamente io posso fare due cose. O vado su internet, in un sito molto semplice, si chiama BMW Fault, e si riescono appunto a vedere cosa significa. Altrimenti posso andare direttamente dentro il modulo per vedere poi che cosa significa quell'errore. Ve ne farò vedere, ce ne sono per esempio degli altri che io ho, magari vi farò vedere l'errore nel combi, vedete ne ho qualcuno qua. Spesso gli errori, diciamo, quando vengono cancellati, e non ritornano, vuol dire che sono errori temporanei. La macchina ha tanta elettronica, quindi potrebbe avere questo problema. Ogni tanto viene fuori qualche errore perché non so, c'è qualche problema di comunicazione, eccetera. Quello che potete fare qui, però adesso non lo faccio, è Clear Error Memory, così cancellate tutti gli errori. Poi potete accendere la vostra macchina, fare il vostro giro e vedere che errori vi ritornano fuori. Se riappaiono immediatamente, significa che l'errore è ancora presente. Se invece l'errore non viene anche dopo un po', vuol dire che era una cosa temporanea e può succedere. Andiamo indietro e clicchiamo di nuovo, nel mio caso, Shift F2. Abbiamo visto che avevamo un errore, non lo so, nel combi. Ecco, noi possiamo andare a vedere, i vari menu sono così. Scusate, ho selezionato E46, mi sono sbagliato. Allora, Shift F2. Ecco, i vari menu sono così, capito? Cerchiamo di trovare il nostro combi. Il nostro combi, vediamo se lo troviamo. Il nostro combi è questo, Instrument Cluster. Se lo guardate tradotto dal tedesco, e potete vedere, potete cliccare due volte ed entrare dentro il modulo. Quando siete dentro il modulo, più o meno tutti i moduli sono simili. Avrete sempre le informazioni del modulo, ovviamente, l'identificazione del modulo, che sono i valori che avete visto anche prima. Se vedete che c'è una freccia, in molti menu c'è una freccia così, significa che ci sono dei dati in basso. Quindi basta premere la freccia giù e diciamo la pagina va in basso e vengono mostrati altri dati. Qui per esempio l'assembly number è sempre quel numero che vi dicevo prima, questo è stato quando è stato programmata l'ultima volta. Se uno clicca su Error, possiamo leggere gli errori del quadro strumenti. E come vedete, c'è un errore in memoria. Sono i vari dati in base a quando è successo, quanti chilometri, che voltaggio era la batteria e insomma altri dettagli appunto che vi possono servire per la diagnosi. In questo momento, questo io penso sia un errore temporaneo, quindi a me non mi interessa, io lo cancello. Clear Error Memory. Error memory has been cleared e quell'errore lì non ci sarà più. Adesso possiamo andare indietro. Vi farò vedere, per esempio, come provare delle funzioni. Ad esempio, l'altro giorno stavo codificando il cruise control a un amico. Volevo vedere se la leva che aveva installato nuova funzionava. Quindi semplicemente possiamo andare nella nostra vettura, Shift F2. Dobbiamo andare a cercare il modulo giusto. Ovviamente ci sarà un pochino da studiare qui, ecco, guardare nei forum per trovarlo, ci vorrà un pochino, però alla fine noi abbiamo scoperto che il modulo giusto era nel modulo della stabilità. DXC significa che se è la macchina X Drive, invece questa qui è quella normale. Cliccando due volte si entrerà dentro il modulo, c'è sempre qualche errore ma non c'è nessun problema, funzionerà tutto. E qui possiamo vedere ovviamente se ci sono ancora, come volete, error memory, se ci sono read error memory, se ci sono degli errori in questo modulo DSC87, per esempio, vedete che non ci sono errori, perfetto. Possiamo vedere, per esempio, lo status. Noi clicchiamo F5, read status,
E qui possiamo vedere, non so, lo status di alcuni sensori. Per esempio, noi volevamo vedere se lo stato della leva del cruise control funzionava. Quindi noi andiamo a vedere qua, speed control ACC è quello che ci interessa, tempomat in tedesco, clicchiamo e noi vediamo che abbiamo questo menu. Se io vado a muovere adesso la leva, come vedete, l'IMPA sente che sto muovendo la leva. Distance choice non funziona perché ovviamente non ho il cruise per la distanza, però l'altra leva funziona. E questo, diciamo, è una cosa che funziona per molti moduli. Ecco, molte cose si possono vedere in questo modo. Il tasto activate serve per, diciamo, attivare delle funzioni o fare dei reset del modulo. Per esempio, resettare il modulo DSC. Ecco, per esempio, cliccando F1 si resetta il modulo DSC e ci sono ovviamente tutte altre cose che si possono fare. Un'altra cosa che si può fare è, per esempio, se non lo so, vogliamo, sbaglio sempre con E46. Se vogliamo controllare, non lo so, abbiamo fatto un upgrade abbiamo montato i nostri sensori di parcheggio, noi possiamo semplicemente andare a vedere se funzionano. Diamo Park Distance Control, ovviamente i soliti errori, e abbiamo sempre lo stesso tipo di schermata, informazioni, identificazione, ci sono degli errori, se c'è lo status e poi se attiviamo. Se facciamo status possiamo vedere per esempio il voltaggio che gli arriva ai sensori, la distanza, ovviamente adesso non riesco a mettere la mano davanti, ma potete vedere se uno mette le mani, prova i sensori se funzionano, questi sono quelli davanti, quelli sono quelli dietro. E qui sono appunto altre informazioni appunto relative alla velocità, perché dopo si staccano. E se vogliamo attivarli, possiamo attivare il sistema. Per esempio, potete sentire l'audio che li ho attivati e poi adesso li ho disattivati. Insomma, ci sono dei test che si possono fare se fate dei retrofit oppure se dovete aggiustare la vostra vettura. L'ultimo menu che andremo a vedere molto interessante è quello del motore, dove si possono vedere appunto le informazioni relative al vostro motore. Quindi andiamo su Engine, selezionate il vostro motore, nel mio caso MSD80, N43, N53, N54, clicchiamo due volte. E qui ci sono le informazioni del motore. Io ho aggiornato la versione di questo motore, la versione di IMPA di questo motore alla versione 2.0203. È in tedesco, però appunto possiamo sempre utilizzare, come vi ho spiegato, Google Traduttore con la fotocamera del vostro telefono per tradurre le varie informazioni nel modo più semplice. Cosa più interessante, per esempio, andare su status e qui possiamo, non lo so, oltre a vedere le informazioni del motore, anche registrare la batteria. EBS Gen serve per la batteria. Noi clicchiamo su F5 e poi clicchiamo di nuovo su F5 e la batteria verrà registrata. Altrimenti, poi si vedono gli altri identificativi qua, diciamo. Questi sono i chilometri quando è stata fatta l'ultima registrazione, l'ho cambiata, l'ho registrata due volte per sbaglio recentemente, per fare una prova, ma sono tutti i dati appunto che servono per vedere se appunto la batteria è stata registrata. Io l'ho cambiata da quella originale, ne ho montata un'altra e poi l'ho registrata appunto due volte perché mi sono sbagliato, ma non succede niente, ecco. E qui appunto ci sono tutte le informazioni che possono servire, ecco. E in questo menu si possono vedere tutte le informazioni del motore, non so, i vanos per vedere in che angolo sono, si vede la miscela, eccetera. Ovviamente se c'è questa freccia basta spingere in basso e si va giù. Qui vuol dire che ce n'è ancora, posso spingere ancora in basso e si vedono tutti i parametri che saranno ovviamente live. Al momento la mia macchina è spenta, ma se la metto in moto si vede poi tutto, ecco. Questi parametri ovviamente saranno magari leggermente diversi per il vostro motore perché ovviamente ogni motore ha dei parametri leggermente diversi, insomma, però è un'idea per capire diciamo, per fare una diagnosi, ecco, per capire se c'è qualche problema. Uno deve, non so, sa che la lambda nel catalizzatore deve essere due volte, se vedi che non arriva due volte vuol dire che magari quella lampada non funziona, ecco.
E qui ci sono tutte le varie impostazioni, ecco, da fare. Qui si va indietro e insomma sono praticamente veramente tante le possibilità che vi dà IMPA. Ovviamente non posso stare a farvi un video lunghissimo, però per avere un'idea, la cosa principale, come vi ho spiegato, voi cliccate sulla vostra vettura, Functional Jobs, oppure se la vettura è vecchia dovete andare dentro diciamo dentro il modulo direttamente. Però se cliccate due volte su Functional Jobs vedete poi i vostri errori, Error Memory, leggete i vostri errori e poi li potete cancellare e poi vedere se riappaiono. Adesso io li cancello, Clear Error Memory. Ok, e vediamo che adesso li leggiamo. Vediamo se sono rimasti degli errori. Perfetto, tutto risistemato e avete cancellato i vostri problemi, potete andare via tranquillamente. Eccomi, sono ritornato in casa perché fuori il tempo inizia a essere un po' più brutto. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi ringrazio molto. Vuol dire che un minimo è stato interessante anche per voi. Se così fosse, per favore, magari mettete mi piace e potete iscrivervi al canale, così la prossima volta che farò un altro video lo saprete in anteprima. Ho già in mente una cosa molto interessante, di parlare di un'applicazione molto molto utile, per noi che ci piace fare queste codifiche, queste diagnosi. Vi ringrazio molto e allora arrivederci alla prossima e buona giornata a tutti. Ciao!